la chiesa di San Giacomo è l'ultima chiesa medievale che c'è, che è rimasta a Savona. È una chiesa della fine del 400 ed era un piccolo gioiello che è andato praticamente distrutto. Conteneva dei gioielli d'arte veramente importanti, una parte dei quali sono rimasti e sono nel Museo della Cattedrale di Savona. Una parte sono nella Pinacoteca di Savona, una parte sono all'estero, trafugati tutti, e una parte sono andati perduti. Era una chiesa importante ed era una chiesa con un grande chiostro, con un grande convento allegato che c'è tuttora. Un monaco, Dionigi, la descrive come un posto meraviglioso, era un bosco di cipressi, pensate che lì c'era un bosco di cipressi. Difatti tutte le capriate, le vecchie capriate che sorreggono la chiesa, di cui c'è traccia, anche se in parte rovinate, sono in legno di cipresso e sono le capriate originali del 400. Era una chiesa molto semplice, era una chiesa costruita dall'ordine mendicante dei francescani, quindi nata come una chiesa piuttosto semplice. Ha qualche piccola particolarità, tra cui un pontile, di cui ci sono ancora le tracce, ma è stata completamente rovinata dall'utilizzo che è stato fatto in seguito al periodo in cui non è stata più consacrata. È diventata un carcere, è diventata una caserma, è stata abbandonata, è diventata una palestra, è diventata anche altre cose che non si possono dire. Nel piccolo studio che ho fatto in proposito ho cercato di ricostruirla così come penso che fosse, con tutti gli elementi che sono riuscito a trovare. Non è stato così facile ricostruire nei dettagli la pianta e la parte alzati, non è stato così facile perché è stato molto difficile entrare in questo posto, non abbiamo potuto fare assaggi, non abbiamo potuto fare misurazioni precise perché non si arrivava in certi locali, per cui le difficoltà sono state in parte dovute al reperimento delle misure precise, per cui anche lì le misure sono in certi casi precise, in certi casi ipotetiche. La parte più difficile da determinare sarebbe stata quella relativa al pontile e alle cappelle, che però ci sono, ed essendoci non si sbaglia.